Spietata, bambina mia. La prego. Devo andare a una lezione molto importante. Beh, che succede? Mi porta via la macchina. Non c'era posto al parcheggio e l'ho lasciata qui davanti. Ma sono rimasta solo un attimo, è tempo di entrare. Aspetta un momento. Dai, lascia perdere, si è fermata solo un attimo. Sparisci. Sta a sentire, amico. Quest'auto non è multata e se non lo sai, rimorchiare una macchina non multata è illegale in questo stato. Quindi, se non la rimetti giù, diciamo, entro 10 secondi, ti denuncio per furto aggravato d'auto. E domani ti sbatto in prima pagina. Dai, sorridi. Su, non fare quella faccia. Io sono Sam Nash. Loren Daly, ti ringrazio. Sei stato davvero provvidenziale. Ah, ci vediamo. Ok. Dov'è quel maiale di Duffy? Vogliamo vederlo subito. Che ha combinato questa volta? Qual è il problema? Ecco le foto dell'incendio al magazzino. Va bene, vai. Ehi, tu! Cercavamo proprio te, Duffy. Lo sai che sei un gran figlio di puttana? Ehi, calma, ragazze. Questo parla chiaro. Io non sono Duffy. Allora, di a Duffy che noi lo stiamo cercando e preghi Dio di non farsi trovare, perché se lo becchiamo, gli strappiamo le palle. Ammesso che ce l'abbia. Salve.
Via libera? Ti rendi conto che stavi per farmi castrare? Ma si può sapere che hai combinato? Non hai letto il mio articolo? Eccolo qua. Sono le arruolatrici. Sai, sono quelle bamboline che usano gli allenatori per accaparrarsi i giocatori migliori. Sì, ma qui le chiami adescatrici. Ah, sì. Io ho solo suggerito la creazione di un corso di laurea in adescamento. Allora, hai scoperto cosa fa il torturatore di scimmie? Non posso scassinargli l'ufficio, Duffy. Oh, cazzo. Un vero giornalista deve essere anche uno scassinatore all'occorrenza. Sei una frana, Nash. Accendi la numero 2. Grazie. Allora pronti per iniettare. Cinque, quattro, tre, due, iniettare. Quanto ci metteranno quelle cellule cerebrali per cominciare a rivitalizzarsi? Beh, ecco, nei ratti la rigenerazione citoplasmatica è iniziata dopo 20 minuti. E che percentuale di perdita di capacità si potrebbe recuperare? Ah, tutta. Al 100%. Non male. Come sarebbe non male? Nessuno finora ha mai riportato alla normalità una cellula cerebrale danneggiata. Lei sta assistendo a una delle più importanti scoperte della storia della medicina moderna. Robert! Robert, che sta facendo? Che succede? Guardi l'elettroencefalogramma, professore. Ma che sta succedendo? Mi risponda, che sta succedendo? Io non lo so. Signor Oakley, aspetti. So di esserci vicino. Mi serve solo un altro po' di tempo. La nostra compagnia la sta finanziando da più di 2 anni. È venuto il momento di dare un taglio alle spese. Ma lei non può sospendermi il finanziamento da un giorno all'altro. Lo sa cosa può significare il mio lavoro per il genere umano? Tutto quello che ho visto è una scimmia impazzita. A voi, mercanti di farmaci, non interessa altro che vendere pillole. Signor Oakley, la prego. Provi a pensare ai benefici per chiunque abbia lesioni al cervello. A cominciare dalle vittime di incidenti. Pensi a chi è affetto dal morbo di Alzheimer, oppure agli alcolizzati. Noi non finanziamo castelli in aria, vogliamo risultati. E io li otterrò, signor Oakley, glieli darò i risultati. La prego, mi conceda qualche altro mese. Ok, le do altri 60 giorni. Oh, grazie, signor Oakley, grazie. Dottor Etheridge. Salve. Dottor Etheridge, io sono Sam Nash dell'Independent Voice. Ah, sì. Vorrei intervistarla sulle sue ricerche. Ah, sì? Sì. Sì, grazie. Grazie. La prossima settimana? Io sono molto occupato in questo momento, ma la ringrazio comunque. Beh, io posso passare in qualsiasi momento, i miei orari sono piuttosto elastici. Ne riparliamo. Ne riparliamo. Va bene. Buongiorno. Su, dai. E guarda dove vai. Ma...
Hai bisogno di qualcosa? Scusa, non ho mai visto tanti vestiti così carini. Che ci fai nella mia stanza? Sono la tua nuova compagna, Debbie Gilbert. Stai cominciando l'anno un po' in ritardo, non trovi? Ce la farò. Io sono Lauren Daly. Allora, che ti è successo? Sei stata male? Ho abortito. Sì, ho fatto un aborto. Scusa, non avevo intenzione di scioccarti. È che non sono abituata a sentire la gente confessare cose del genere. Benvenuta nel mondo della realtà. No, no, è così. Non mi credo. Nash, figliolo, non sfonderai mai in questo mestiere. Tu sei troppo idealista. Vuoi dire che non so raccontare balle come fai tu? Bisogna inventarsela una storia quando la verità è noiosa, no? Hai una visione troppo ampia della libertà di stampa. Te l'appoggio, fratello. Beh, insomma, se avessi un po' di pelo sullo stomaco, ti infileresti nel laboratorio di quel vampiro e lo beccheresti mentre si lavora alle scimmiette. Ci lavorano le scimmiette? Che bello, vengo anch'io. Ma, mi scusa un momento, dottore? Vaffanculo. Quello sta sperimentando qualche mutazione genetica, ci scommetto. Sei un cinico cronico, Daffy. Per te le cose sono tutte di un colore, quello della merda. Beh, uno stronzo comunque lo metti è uno stronzo, no? Te l'appoggio, fratello. Quella che roba è. Pazienza, figliolo. Iu! Barista! Altre due! Anche qui! Ehi, sei sicuro di reggerla tutta questa birra? Ah, è la birra che non riesce a reggere me. Tassati. Sai che facciamo? Noi aspettiamo fino verso l'una e poi ci infiliamo nel laboratorio, ti va? Fase uno. Senti, io frugo tra i suoi appunti mentre tu fai le fotografie. Gli liberiamo tutte le scimmie e tagliamo la corda. Ti va l'idea? Non è corretto. Neanche mettersi le dita nel naso in pubblico. Fase 2. Qual è la fase 3? Ecco, 4, 3, 2, 1. Me l'appoggio, fratello! Allora, che ne dici? Io non vado a scassinare i laboratori finché non conosco i fatti. Beh, ma è così che si conoscono i fatti, Cocco. No, io non ci sto. Ah, che femminuccia. Beh, ma allora prestami la macchina. Avanti. Andiamo. Ecco, ecco, bravo. Mi raccomando, sta tranquillo. A più tardi. Qui controllo 1. Videoregistratore e telecamera in funzione. Ricevuto, controllo 1. All'interno il laboratorio è a posto. Adesso sto iniziando il controllo perimetrale esterno. Ok. Arredamento alta tecnologia modello Frankenstein.
E quello che cos'è? Ma che mi stai combinando, dottore? Ah, cattivello. Ehi, ciao. Stai un po' buona che ti faccio una bella foto adesso. Va bene, va bene. Capito, capito. Ecco, tieni. Vuoi le noccioline? Le noccioline? Ecco. Ehi, sì, sta buona. Ecco, così. Ancora, Com'è successo? Non lo so, è uscita dalla gabbia e ha distrutto mezzo laboratorio. Poi ha sfondato una finestra e... Che gli ha preso a questa bestia? Si è fatta praticamente investire dalla macchina. Questo ci farà perdere delle settimane. Chi di voi sa dirmi il numero complessivo dei lati e delle diagonali di questo esagono? Andiamo, era il capitolo che dovevate studiare, no? Lauren? Non lo so. Tira a indovinare. Sei? No, quello è il numero dei lati. Kimberly? 12. No, ma ci sei quasi. Non credi di aver perso abbastanza lezioni, Debbie? Adesso arrivi anche in ritardo. Avevo delle rimmel in un occhio. Che faccia tosta. Forse puoi darmela tu la soluzione di questo problema che ha lasciato ammutoliti i tuoi compagni. Dice quello dell'esagono? Mm-hmm. 15. Esatto. Potresti dirci come sei arrivata a questa conclusione? Ci sono 6 lati e in più c'è il numero delle diagonali. Partendo da uno dei vertici si possono tracciare 3 diagonali. Si ripete per i 6 vertici, considerando che si contano 2 volte. Dunque, per un poligono di n lati, la formula è n mezzi per n meno 1. Molto bene. Come fai a sapere tutte quelle cose? Ho un quoziente di intelligenza di 184. Oh, a vederti non si... Oh, scusami. Figurati. Rimarrai per sempre sola se vai troppo bene a scuola. Allora che ne dici, eh? A fare fatto? Guarda, Lovejoy ha colpito ancora. Ciao. Ciao. Ehi, amico, c'è movimento? Un'altra ondata di matricole con tante curve e tette al vento. Ci voleva un po' di ciccia fresca di ricambio, eh? Hai visto come ti guardavano? Ecco 2 candidate. Presto, dammi il tuo blocco. Buona caccia, amico. Chiedo scusa. Davvero? Sto facendo un'inchiesta e vorrei farvi un paio di domande. Ok. Ok. Facoltà? Arte. Fisica nucleare. Bene, molto bene. E numeri telefonici? Ciao. Ciao.
Ah, hai già conosciuto Lovejoy, uno dei nostri leggendari conquistatori. Dacci un taglio, Nash. Vi ha già chiesto se portate le mutandine? No. Ma lo farai, non è vero? Poi vi chiederà delle vostre fantasie sessuali, giusto? Ah. Ho detto qualcosa di male? Stammi alla larga, stronzo! Cos'è che andava cercando? Il suo gruppo organizza seratine particolari. Se vi piacciono le ammucchiate. No, io direi di no. Ti presento la mia compagna di stanza, Debbie. Debbie, questo è Sam, quello che mi ha salvato dall'autogru. Tanto piacere. Piacere mio. Vorrei averlo anch'io, un cavalier serpente. Io devo scappare. Ciao. Ciao. Allora è vero quello che si racconta su questo college? Non ti far ingannare dalle apparenze. Questo posto è una giungla. Quindi, occhi aperti. D'accordo. Se ti va, ti accompagno. Va bene. Ok. Andiamo. Dove ti hai ricacciato? Il capo strilla che vuole il tuo articolo. Ci sto ancora lavorando. Puzza come le fogne di Parigi qua dentro. Ah, sì? Beh, senti, se vuoi l'aria pulita ti consiglio una comune agricola. Mi ridai la macchina fotografica? Me la dovresti lasciare ancora un paio di giorni. Stanotte è scappata una scimmia dal laboratorio e si è sfracellata contro un'auto della polizia universitaria. E io che c'entro? Non dire bugie, ti si allunga il naso. T'ho detto che io non c'entro, va bene? Ok, d'accordo. Adesso datti una ripulita e lavati bene i denti. E perché? Hai un appuntamento. Davvero? Sì, con la compagna di stanza di quella ragazza che mi piace. Come minimo sarà strabica. Fidati di me, una così non ti è capitata mai. Adesso ti fai la barba, lo shampoo, la doccia col sapone. E non ti scordare le mutande pulite, eh? Passo a prenderti alle 8. Sono il dottor Etheridge. Lo so, ci sto lavorando su. Almeno 2 settimane per un'altra scimmia. È stato un incidente, signor Oakley. Sì, sì, ci sto lavorando. È tutto sotto controllo. Sì, signore. Tutto sotto controllo. La ringrazio per avermi chiamato, signor Oakley. Ma certo, capisco. Grazie. Sì? La cassetta della telecamera di controllo. Ah, grazie. Parla il dottor Etheridge. Mi dia la polizia universitaria. Get ready for this.
Il tuo amico Duffy è un po' strano. Però è carino. Credi che gli piaccia Debbie? Come ai vermi piacciono le mele rosse. E di te, che cosa mi dici? Ti piace questa mela? Non lo so. Aspetta che ti assaggio. Beh, e allora io ero lì, nascosto nell'armadio con una ventina di energumeni che mi stavano cercando per farmi la pelle. E come te la sei cavata quella volta? Ma ecco, ho acceso l'accendino, è scattato l'antincendio a pioggia e io mi sono squagliato da una finestra sul retro. Beh, sei stato in gamba. Io non ci avrei mai pensato. Beh, sì, sai, qualche trucchetto qua e là l'ho imparato. Il giornalismo d'assalto è un po' come... Ah, sì, ecco, come giocare a football senza casco. Sarebbe a dire? Che se non stai attento ti ritrovi con la testa sfracellata. Ciao. Allora, tutto bene? Sì. Sì, direi di sì. Ti dispiace se io mi assento un momento? No, no. Mi accompagni al bagno? Con piacere. Molto gentile. Aspettami qua. Torno su. Allora, che ne pensi di Debbie? Una specie di genio. Ma grazie a Dio non somiglia a Einstein. Ehi, sta attento. Volevo provare i tuoi riflessi. Tutto bene? Sì, certo. Nessun problema. Andiamo. Ehi, ciao, come va? Non siete un po' accorti di compagnia maschile? Gira al largo, ce l'abbiamo già la compagnia. Quale? La nostra. Chi, Gianni e Pinotto? Siete proprio caduta in basso. Adesso sparisci. Non ti va di assaggiare qualcosa di più consistente? Non hai sentito che cosa ti ha detto? Sparisci. Molla, se no ti spacco la faccia. Ah, sì? Lascialo andare. Lascialo andare. Fa conto che sei morto, stronzo. Beh, eccoci qua. Casa, dolce casa. Sei più ordinato di me. Mio padre era ufficiale di carriera. Casa mia era ordinata come una casetta. E non dai l'idea del militare, lo sai? Sono la pecora nera. Tu hai una borsa di studio? Ho vinto un concorso di giornalismo alle superiori. Ah, e su cosa scrivevi? Ho denunciato delle fabbriche che scaricavano rifiuti nelle riserve idriche. Ma sei un ecologista! È fantastico! Allora, non hai ancora preso una decisione su di me? Sì. Dov'è il tuo compagno di stanza? Oh, non lo so, alla mania del gioco. Gioca a carte per giorni interi. Non c'è mai qui. Bene. C'è qualcosa che non va? No, è che Duffy mi era sembrato un po' giù tutto qui. Ma sta tranquillo. Con Debbie è nelle mani giuste. Su questo non ho dubbi. Piace molto anche Al Pacino. Ah sì, piace anche a me Al Pacino. Una delle scene che preferisco è quella... Aspetta, in che film è? È quella di quel famoso processo, ricordi? Mi sembra si chiamasse Giustizia per tutti. Dove lui dice al giudice... Cos'è che dice? Ah sì, adesso mi ricordo. Quell'uomo è un venduto! Era fantastico.
Sei sicuro di star bene? Sì. Sì, sì, certo. Sicuro? Dì, vogliamo sederci un attimo? Sì. Bene. Così, tu sei di quelli che vanno contro i mulini a vento? No. Mi piace incastrare la gente disonesta, tutto qua. Mio padre era un disonesto. Combinava grossi imbrogli con le proprietà immobiliari, finché gli hanno sparato. E mia madre è in galera per emissioni di assegni a vuoto. Beh, scusami, io non volevo... No, ci tenevo che tu lo sapessi. In fondo, poi, la mia famiglia è più disonesta della tua. Sì, i miei genitori fanno i dottori ammazza cristiani, quelli pum pum... Che cos'è? Niente, è passato. Sei sicuro di star bene? Sì, non c'è problema. Deve essere qualcosa che ho mangiato. Sai, nessuno mi ha mai difeso come hai fatto tu stasera. Sì, sono tipi pericolosi. Gli metterei volentieri una bomba in dormitorio. Io credo che in fondo tu, sotto quella scorza di duro che ti sei costruito, sia un ragazzo dolcissimo. Beh, dovresti dirlo a tutte le vittime della mia rubrica. Sono stato minacciato più io dell'allenatore della squadra di football. Scusa, scusa, sono desolato, non so che mi ha preso. Che c'è? Il dottor Martin? È giù in laboratorio. Che diavolo ci aspetta qua? Dove cazzo stanno i dottori? Siamo tutte merde qui? Ehi, datti una calmata, bello. Vaffanculo! Ehi, sta calmo! Fermo, se lo filo! E se gli incidenti dell'altro anno si ripeteranno, vi avverto che il ballo di Halloween quest'anno sarà l'ultimo. Signor Vicepresidente, si riferisce ai casi di ubriachezza? Sì, mi riferisco all'alcol, alle droghe, alle nudità e ai comportamenti osceni in genere che gettano disonore sull'intera università. Altre domande? Alt, di là. Che è successo? Uno studente. Deve aver preso della roba. È sicura che sia Frank Duffy? È il nome che ha dato all'accettazione. Grazie. Le assicuro che quel ragazzo era letteralmente impazzito. Non c'è stato modo di fermarlo. Non sono nemmeno riuscito a fargli una iniezione di sedativo. È corso da quella parte ed è sparito.
Non si preoccupi, dottore, la informeremo appena becchiamo quel tizio. Grazie. E niente. Dottor Etheridge, possiamo parlare un momento, per favore? No, non adesso. Devi essere in ribasso, Lovejoy. Ti sei fatto mettere sotto addirittura da uno come d'altro. Finirà che anche i bidelli ti metteranno sotto. State tranquilli, a quello glielo spacco io. E perché? Sei diventato un maschione. Sei stato a Casablanca a farti fare un bel trapianto. Ridete pure, stronzi. Sarò io che mi farò l'ultima risata. Ehi, la signorina si sta scaldando. Sapete qual è il piacere più grande? Qual è? È la vendetta. Sto andando in biblioteca. Vieni con me? No, grazie. Non mi sento molto bene. Beh, cerca di riposarti. Aspetta. C'è un sacco di influenza che gira. Sì. Ehi, è stato Daffy a farti quel bel segnaccio. Sì. È meglio che ci metti un po' di fondotinta. Ci vediamo dopo. D'accordo. Ciao. Daffy? Daffy? Daffy, sei lì? Sempre un casino qui nel 68. L'ultima cosa che facevano i ragazzi era studiare. La notte c'erano sempre coppie dentro i cespugli. Che sta succedendo? Andiamo. Io vado da questa parte, tu gira sul retro. Vabbè. Vieni subito fuori di lì, avanti! Yeah! Chris!
Vai immediatamente alla facoltà di antropologia. Hanno ammazzato un poliziotto. Vado. Mi dispiace, io non sono in grado di dare una spiegazione. Ehi, dove credi di andare? Stampa. Ok, vai. Dottor Etheridge, salve. Ora dobbiamo proprio parlare. Sì, potremmo andare nel mio laboratorio. Perché no? Facciamo divertire. I bambolini. Non ti faccio scappare. Coraggio, ti diamo una cosetta che ti fa morire subito. Come andate? Andiamo avanti. Cammina, cammina. Cammina, cammina. Birra! No! Bevi, 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 bevi. Su, andiamo. Bevi, bevi. Che cosa è successo al mio amico? Non lo so. Non ci prendiamo in giro, dottore. Duffy si è beccato qualcosa dalla sua scimmia. Non è una malattia. La scimmia ha avuto una reazione abnorme a una proteina sintetica che sto perfezionando. Devi aiutarmi a trovare il tuo amico prima che sia troppo tardi. Perché? Forse vuole usarlo come cavia per il prossimo esperimento. Lo diremo alla polizia. Prima di fare quella telefonata, ti consiglio di riflettere. Io sono l'unica speranza per lui. Ah, no, scusi, ho sbagliato. Coraggio, vieni con me. Questo è un antigene che sto isolando da un campione di sangue prelevato dalla scimmia. Io spero solo di trovare il tuo amico prima della polizia. Su, andiamo. Fa la brava, la brava. Porco. Dai, che ti facciamo? Ce la fai la festa. Allora comincio io. Perché? Prima che... Aspetta, aspetta. Perché non ce la facciamo tutti e tre insieme? Sì, eh? Ognuno si prende la parte che preferisce. Yeah! Un po' di pazienza, bambolina. Maestro, un po' di musica. Sì, musica. Le luci in sala. Luci in sala. Allora, ti è piaciuta la cena? Sì, la cena è stata favolosa.
Quella non è Debbie Gilbert? Sì, mi sa che si è fatta. Chi l'avrebbe mai detto? L'ha già passata la mia palazzina. Ah, davvero? E adesso? Sai, con le mie lezioni private sei migliorata, ma sei ancora indietro con il programma. Lei pensa che dovrò lasciare la scuola? No, forse ce la farai. E come potrei avere la sufficienza? Te la dovrai guadagnare, figliola. Che cosa è stato? Qualche animale che gira qui intorno. E questo cos'è? Non ti muovere. C'è qualcuno? Guardate che io faccio kung fu. Le ho fatti scappare. Kimberly. Kimberly. Oh, mio Dio. Mio Dio. Desiderano? La stanza di Sam Nash. L'orario delle visite è passato, mi dispiace. Solo un momento. 3:23. Apri la porta, Nash. Arrivo. È un momento. Ehi. Polizia. Che cos'è questo? Un mandato di perquisizione. Sei solo? Sì. Ma che cosa cercate? State sbagliando persone. Lì non c'è. Dov'è il tuo amico Duffy? Non lo so, perché? È stato ucciso un poliziotto e forse è stato lui. Duffy è un assassino. Impossibile. Ma che dite? Sarà, ma oggi ha distrutto l'ambulatorio. Che tipo di droghe prende? Nessuna. Ve lo giuro. State commettendo un grosso errore. Avvertici se si facesse vivo con te. Ok. Andiamo. Thank you.
ci fai in giro a quest'ora? Stavo rientrando dalla biblioteca. Dai, montati, accompagno. Grazie. Non vuoi entrare un momento? Grazie, ma devo scappare. Va tutto bene, vero? Sì, va tutto benissimo. Ti chiamo più tardi. D'accordo. Ciao. Ciao. Debbie? Debbie? Debbie, ma che ti è successo? Mi hanno violentato. Ti accompagno all'ospedale. No. No. Dimmi a letto, ti prego. Duffy. Sono io. Sam. Sistemeremo tutto. Il dottor Etheridge ti guarirà. Dai, vieni con me. Siamo sempre amici, vero? Devi venire con me, Duffy. Yeah! Oh! Oh! Dottor Etheridge. Sono Sam Nash. Duffy è morto. Devo fargli l'autopsia. Dov'è il corpo? No, non ci sarà nessuna autopsia. È finita. Sam, io devo fare quell'autopsia. Dov'è il corpo? Sam. Io
Devo fare quell'autopsia. Io gliel'avevo detto a quel pazzo furioso di non fumare a letto. Ma non mi ha dato retta. Il mostro di Halloween terrorizza il campus. Perché non il demone assassino? Tu che ne dici, Sam? Ho saputo di Daffy. Che fine orribile. C'è qualcosa che posso fare? Senti, io ho da fare. Scusa, non volevo disturbare. Perdonami. Non l'ho ancora detto a Debbie. Sono preoccupata per lei. Ha una ferita infetta sul collo e non vuole andare dal dottore. Come se l'è fatta? La morsa Daffy. Andiamo. Fammi andare avanti. Perché? Ma che succede? Non ho tempo di spiegarti. Sta pronto a scappare. Oh mio Dio. Sam. Debbie. Sam, ma che cosa succede? Ti prego, dimmelo. Andiamo di là. È meglio che ti siedi. Allora, di che si tratta? Non so neanche io da che parte cominciare. È successo tutto così in fretta. Provaci. Io dovevo fare un articolo sul professor Etheridge. E ad un certo punto, Daffy si è messo questo. Chi altro ne è al corrente? Nessuno. Dovrò somministrarle un sedativo. Va a vedere se c'è qualcuno nel corridoio. Dobbiamo portarla al mio laboratorio. Non c'è nessuno. Ok, dammi una mano. Cosa, la prego! Farò quello che posso.
Vorrei che mi lasciaste solo con lei. Debbie, andrà tutto bene, vedrai. Tu credi che riuscirà a guarirla? E ci avrà contagiato? Non lo so. Devo dirti una cosa importante. Devo sfogarmi con qualcuno e tu sei l'unica di cui mi fido. Di che si tratta? Io ho ucciso Duffy. Gli ho sparato e poi ho dato fuoco alla casa. Aveva ucciso un poliziotto e stava per uccidere anche me. Lui cercava di resistere ai suoi impulsi, ma non ci riusciva. Non sarò mai un buon giornalista. Aveva ragione lui. Dovevo esserci io al posto suo. Era mia quell'inchiesta, ma... Io non ho avuto il coraggio di andare fino in fondo. No, non dire così, Sam. Tu non potevi fare diversamente. Scusate il disturbo. Le emazie non si riproducono. La conta dei globuli è troppo bassa. Il metabolismo è rigido. La struttura è cambiata. Debbie, sono desolato, ma è troppo tardi per salvarti. Eppure... sapessi quante cose potrò imparare dal tuo corpo. Ci pensi, Debbie? Tu entrerai nella storia della medicina. In futuro le vittime di incidenti di tutto il mondo dovranno a te la loro salvezza. Debbie, io ti invidio. La tua vita sarà stata veramente ben spesa. Tu non sei in possesso delle tue capacità mentali, quindi... posso prendere io decisioni per tuo conto. Oh, quanto brucia questo sfogo. Oh. Io ce l'ho sulla gamba. Fa un male cane. Sempre a piagnucolare voi altri. Ma chi è che piagnucola? Noi non siamo pagliacci. Siamo scheletri. La gente deve avere paura. Certo. Questo ti farà un po' male, ma passerà subito, vedrai. Voglia di mollare tutto e tornarmene a casa. Sta per finire, Lore. Debbie guarirà, vedrai. Quello dell'autogru aveva ragione. Su che cosa? Che il mondo è spietato. Per questo volevo fare il giornalista. L'avrei reso meno spietato. E come? Credevo che dire la verità contribuisse al trionfo del bene. Sei un ragazzo così in gamba.
Sono abbastanza da salvare Duffy. Vorrei avere notizie di Debbie. Dai, telefoniamo. Non risponde nessuno. Adesso mi sento cattivo. Nessuno ci può fermare. Al lavoro, scheletri! Dottor Etheridge! Debbie! Dottor Etheridge! Non ci sono. Andiamo. Ehi, ma dove andate? Non siete nessuno. Ci credete di mettere paura? Vieni! Ehi! Che fate? Siete impazziti? Ci vanno a vedere noi! Ecco, così siamo bene. Così, ragazzi. Vai! Accidenti, che cosa? Ma che bel costume! Esci qua, di qua! Yes. Oh. Grazie. Ha visto una ragazza che poteva sembrare uno zombie. Se ti dico quello che ho visto qui, non ci crederesti mai. Deve aiutarci a rintracciarla, è pericolosa. Certo. Ora ti chiamo Frankenstein. Per favore. Questi scherzi fateli a qualcun altro, eh? E adesso che facciamo? Continuiamo a cercarla. Ehi, che ci fai là dietro? Su, vieni fuori. Cause I don't think I could lose you again. I still feel your hurt.
Vaffanculo! Non la troveremo mai qui in mezzo, sono tutti mascherati! Proviamo a separarci. Eccoli là! Da quella parte! Me lo dai un baffo? Ma siete tutti matti qui! Thank you.
È finito. Questo incubo è finito. Te l'ho detto, in tutto quel casino non ci siamo accorti di niente. Ma poi però è stato terribile. Ti volevo bene, Debbie. Ora mi sentirò così sola. La prendo io. Ti aspetto giù in macchina, ok? D'accordo. A presto. Andiamo via.